Mister Marco Gaburro si presenta alla stampa e all'ambiente Rimini Calcio. Tre campionati vinti in Serie D, una carriera tra Serie C e D, alcuni passaggi storici su tutti quello dedicato alla favola poggese, l'ultima avventura targata Gravina nel girone H di Serie D, uno dei più difficili in Italia. Oggi l'avvento a Rimini. Nella sintesi di questa conferenza scegliamo alcune domande che riguardano il reale obiettivo del Rimini, il modulo adottato dal tecnico, in quali ruoli saranno adottati gli under e come si vince la Serie D. Intanto mister Daniele Manuel di Sportato Rimini, benvenuto. Ben ritrovati invece due direttori del tecnico e direttore generale. Volevo chiederti mister, tu arrivi in un'esperienza come quella di Gravina in un girone come quello H, dove ci sono formazioni come Taranto e Fidelizzania. Al momento della stretta finale con il DS, con il presidente Rota, hanno scorso lottavi per un traguardo che era quello della salvezza. Qui a Rimini la sticella l'avete alzata, vi siete promessi appunto di riportare i Rimini, aspettando la decisione del Consiglio federale nel calcio che conta, se no? Assolutamente sì, però penso che l'allenatore professionista deve mettersi a disposizione della società cercando di capire quello che è l'obiettivo. Se noi andiamo a prendere quello che è il mio percorso, la mia storia, ho avuto parecchie stagioni nelle quali mi è stato chiesto di provare a vincere, alcune volte mi è stato chiesto di assolutamente vincere. Ovviamente nel momento in cui ti chiama a lavorare una società che ha un obiettivo diverso, tu non è che puoi andare lì e dirgli no, ma noi vinceremo, fai quello che ti chiedono. Quindi giustamente tu hai citato la parentesi di Gravina, che sono stati 2 mesi praticamente della scorsa stagione. Però insomma il mio percorso è ben molto più lungo e ha avuto delle parentesi molto più, diciamo così, con obiettivi molto diversi e quindi ti rispondo così, assolutamente sì, nel senso che la società qui non mi ha assolutamente parlato di salvezza, mi ha parlato di riportare Rimini tra i professionisti e ti dico la verità, ci diamo del tu, non sarei mai venuto se l'obiettivo fosse stato un altro, perché comunque al di là dell'esperienza di 2 mesi di Gravina, sia nella stagione precedente a Lecco sia nella stagione precedente a Gozzaro, il mio obiettivo era di vincere e fortunatamente ci sono riuscito. Secondo l'ultima domanda partita però se spazio colleghi, sarà un Rimini adattato in tutti i sensi, hai adottato sempre nel tuo percorso di carriera il modulo 4-3-3. Aspettiamo ovviamente la fine del mercato, ma questa è la tua idea iniziale. Sì, è il modulo che ho utilizzato di più, poi io alleno da molti anni, se avete visto un po' il mio percorso ho iniziato a allenare in prima squadra nel 2001, quindi sono passati un po' di anni, purtroppo per fortuna, non so, lo direte voi, in questi anni qua ho anche utilizzato altri sistemi di gioco, perché comunque bisogna avere, soprattutto quando si gioca con l'obiettivo di vincere, secondo me anche quell'elasticità che ti permette di capire poi le situazioni singole, di capire su che campi si va a giocare, di capire gli avversari, i momenti della partita. Però se mi chiedi qual è il mio modulo preferito ti dico 4-3-3 perché è quello che ho utilizzato più spesso. Prego. Tendenzialmente io utilizzo portiere under, 2 terzini under e poi punto di domanda, nel senso che dipende poi dalle caratteristiche del quarto giovane. Questo nelle esperienze più recenti che ho fatto in Serie D. E quindi la mia linea è questa, però sono sempre a disposizione di quello che puoi fare la società, perché nel momento in cui poi una rosa a disposizione cerco di utilizzarla nel miglior modo possibile. Se mi chiedi una linea base, per me è quella lì, in Serie D negli ultimi anni, nelle squadre che hanno giocato per competere davanti, si è vista che la tendenza è questa e c'è un motivo. Nel senso che quello che ti danno e quello che ti tolgono nei vari punti del campo non è la stessa cosa. È un campionato dove secondo me conta moltissimo la forza d'urto che si ha davanti e quindi bisogna cercare di concentrare in quel reparto la maggior parte dell'esperienza che si può avere a disposizione, a mio avviso. La Serie D è un campionato, l'unico campionato partendo dall'alto, nel quale quasi sempre non si sa contro chi si va a giocare. Cioè se lei fa una squadra di Serie B o fa una squadra di Serie C, a meno che non sia borderline a livello geografico, 99-95% delle squadre sa contro chi va a giocare. In Serie D questo non si sa, perché come vengono divisi i gironi non si sa, contro chi si va a giocare non si sa. Quindi la premessa, secondo me, è fare una buona squadra noi. Questo deve essere il nostro obiettivo adesso. Una buona squadra noi, a prescindere, perché se uno dice fai la Serie A, giochi contro la Juve, l'Inter e il Milan, c'è già uno scenario. In questo caso non ce l'hai, quindi noi ci dobbiamo concentrare soprattutto su di noi in questa fase. Quindi la prima risposta che do è cominciare a fare una buona squadra. E questo è il primo obiettivo. Cominciare a fare una squadra che si amalgami il più in fretta possibile,
e questo poi diventa ovviamente un mio compito, e lì dipende da tanti aspetti, dipende dal tempo che si ha a disposizione, dipende dal tipo di giocatori che si vanno a prendere, dalle caratteristiche non soltanto calcistiche ma anche umane che loro possono avere. Una volta che si riesce a mettere insieme tutti questi ingredienti in questa maniera, poi si inizia ad aprire un altro capitolo, che è quello delle gare di campionato, e lì le risposte sono più di una, perché poi bisogna far bene in un certo modo, vincere un determinato tipo di partite. Insomma, la risposta è variegata, perché comunque vincere è sempre difficile. Diceva un mio collega che voi conoscete bene, che è Arrigo Sacchi, ha sempre detto che la cosa più difficile che c'è è vincere in qualunque categoria, ma è la verità.